quando nel 2018 credo che fosse, ho aperto questo canale YouTube, l'ho aperto un po' a caso, devo essere onesta, non è che avevo intenzione di parlare di qualcosa di specifico, volevo solo mostrare un po' la mia vita perché avevo questo piccolissimo profilo Instagram e mi era stato appunto detto dai facci vedere qualcosa eccetera, vabbè, ho aperto questo canale YouTube, era una cosa che volevo fare da tantissimi anni e l'ho fatta appunto nel 2018, perlomeno così mi dice Social Blade, che sono su YouTube dal 2018. Ecco, detto questo, poi a un certo punto non mi ricordo assolutamente come sia successo, io facevo video di spacchettamenti. Una news, finalmente, è arrivato la Bibi di questo mese. Eccolo qua. Facevo dei vlog, cose di questo tipo. Ciao, allora, ho deciso di portarvi con me oggi qui a Milano perché appunto devo andare a fare una visita ginecologica. Devo andare dalla mia dottoressa infatti a vedere come sta questo pupo che... Aspettate che tolgo la borsa e vi mostro. A un certo punto è successo che ho iniziato a parlare di cose legate alla salute. Ho iniziato a parlare nello specifico di salute della donna e di fertilità. Questa cosa poi, diciamo così, mi è sfuggita di mano perché le persone continuavano a scrivermi e continuavano ad esortarmi a continuare, non sta benissimo però, insomma, è così. Mi scrivevano e mi chiedevano di parlarne di più, di approfondire, eccetera. E da lì si è aperto un mondo. Si è aperto un mondo perché poi ho fatto un corso molto impegnativo per diventare fertility coach. Ora, la figura del fertility coach è assolutamente, cambiamo termine, è assolutamente incompresa, non legalmente disciplinata e soprattutto qua in Italia è vista malissimo. Sotto la voce di fertility coach ormai si può trovare davvero di tutto e onestamente spesso mi dissocio anch'io dalle cose che vedo online perché non stanno né in cielo né in terra. Quindi è partita questa cosa e ho iniziato appunto a parlare di fertilità a tutto tondo, quindi ho iniziato a parlarne qui su YouTube, ho iniziato a parlarne su Instagram, su TikTok, insomma un po' ovunque. Pubblicavo ai tempi d'oro, quindi un paio di anni fa, pubblicavo circa un video alla settimana, a volte di più, a volte di meno. E mi ero, come si dice in gergo, avevo niche down, quindi ero diventata super specifica negli argomenti che trattavo. Facevo uscire tutte le settimane, come ho detto, questi video. Il problema qual era? Il problema era che io, che non sono assolutamente brava a fare edit o a girare dei video decentemente e cose di questo tipo, mi ero davvero impegnata per cercare di imparare a portarvi dei video di qualità decente, perché più di decente poi non ci sono mai riuscita, però di qualità decente, e questo mi richiedeva uno sforzo enorme perché stiamo parlando appunto di 6-8 ore di lavoro solo per l'edit, quindi dovevo fare lo script, girare il video e poi incominciava il calvario perché editare i video, ragazzi, io vi assicuro che è una cosa, cioè, troppo difficile. Infatti ci sono gli editor beati loro che riescono a farlo e lo fanno per mestiere, io non sono una di queste. Quindi cosa ho fatto? A un certo punto, quando su Instagram ho avuto una prima ondata di viralità, possiamo chiamarla così, insomma avevo raggiunto i miei primi 10.000 spettatori, chiamiamoli così, avevo raggiunto le prime 10.000 persone, ho detto beh, però tutto sommato Instagram mi è più comodo perché così posso avere un rapporto anche più stretto con voi. Quindi era nata un po' così la storia: uso YouTube per fare questo video settimanale e poi uso Instagram per avere un rapporto più giornaliero, perché c'erano le stories, perché potevo parlare con voi direttamente via messaggio, mentre su YouTube questo non è possibile. Dopodiché ho detto vabbè, Instagram è più facile, passo a Instagram. YouTube l'ho leggermente accantonato, ho comunque pubblicato tutti i video delle dirette che ho fatto, i vari shorts che sono disponibili su questo canale sono stati sempre tutti pubblicati, però mi ero più concentrata su Instagram, tant'è che poi è diventato un vero e proprio lavoro, perché comunque ho un piano editoriale, ho delle sponsorship con delle aziende, insomma è diventato un vero e proprio lavoro. Detto questo,
ora mi ritrovo in una situazione in cui sono un po' in difficoltà. Sono un po' in difficoltà perché io sono molto molto impegnata al di fuori dell'online, quindi sono offline, sono molto impegnata perché, come sapete, io ho un lavoro a tempo pieno che mi impegna tantissimo, una famiglia composta da 5 persone, quindi io, mio marito e i miei bambini, e mi sto anche laureando in psicologia perché ho deciso di fare questa cosa, lo sa solo Dio. In realtà è una cosa che ho fatto per voi, per potervi garantire dei servizi ancora migliori, ancora più efficienti ed efficaci, ma comunque sono una persona molto impegnata, quindi dovrò trovare una sorta di equilibrio tra la mia vita lavorativa e privata e anche questa cosa dei social. È una situazione, come dicevo, un po' complicata. So e sono consapevole del fatto che molti di voi, ma in generale parlo, pensano che la creazione di contenuti sia una cosa che non richiede tempo, non richiede fatica, non richiede creatività, insomma, che sia un lavoro molto semplice, anzi neanche un lavoro, una cosa, ci metti un minuto, fai un contenuto, lo pubblichi e ciao, addio. Non è così che funziona, ve lo posso garantire che io passo ore e ore a lavorare sui contenuti che pubblico. Detto questo, cosa succede? Quando ho iniziato appunto col canale YouTube facevo un po' di tutto, facevo spacchetta, mi divertivo molto a fare questi video perché potevo mostrare la mia parte non professionale, quindi non legata a una apparente professionalità. Calcolate che io arrivavo praticamente dal tribunale, nel senso lavoravo in uno studio legale e avevo sempre una certa, dovevo avere sempre una certa presenza, una certa immagine, eccetera eccetera. Questa cosa mi ha liberata tantissimo perché potevo mostrare la vera Roberta. Ora, qual è il problema di tutto questo? Il problema è sopraggiunto nel momento in cui io mi sono, tra virgolette, specializzata nella faccenda fertilità, perché mi sono data sostanzialmente un'etichetta. Quindi per cosa mi cercano le persone online? Le persone online mi cercano per la fertilità, e su questo non ci piove, per la fertilità, per l'infertilità e tutto ciò che ne deriva. Per quanto questo mi vada bene, perché io amo parlare di fertilità, di infertilità, occuparmi delle coppie, trovare delle soluzioni che possano essere più congeniali a loro, trovare dei professionisti della salute che possano seguirle in modo empatico, competente e quant'altro, e io mi diverta poi sostanzialmente a parlare di ricerca della gravidanza e appunto di infertilità, di procreazione medicalmente assistita e tutto ciò che ne deriva, perché per prima sono stata toccata da questi argomenti, non voglio neanche etichettarmi solo con questa cosa, perché mi sento come se mi fossi messa in questa scatola fertilità e infertilità, che poi è realmente così, e io mi sia autoimposta poi di parlare esclusivamente di questo. E questo onestamente sta iniziando un pochettino a pesarmi, perché da quando ho iniziato poi a studiare psicologia, ormai sono veramente a buon punto perché mi sto per laureare, ho finito tutti i miei esami, ho fatto il tirocinio, mi manca una parte di tirocinio, mi manca un'altra parte di tirocinio, altre 500 ore, e poi sostanzialmente la tesi. Quindi ho iniziato a conoscere questo mondo della psicologia e mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto perché mi affascina conoscere e sapere e poter parlare delle emozioni che provano le persone. Quindi penso che farò una specie di switch, nel senso che continuerò ancora a parlare di fertilità ovviamente, ma farò una specie di switch e inizierò a parlare anche di emozioni in generale e di psicologia sicuramente, per cercare di motivarvi nella vostra ricerca di gravidanza, nella vostra infertilità, ma anche nella vita di tutti i giorni, cercare di affrontare veramente tutti gli ambiti emozionali a 360 gradi. Questo perché mi dà piacere, mi provoca piacere parlare di queste cose, non solo parlarne così a minchia per intenderci, ma proprio per cercare di darvi degli strumenti per affrontare la vita in maniera molto più serena. Ed è una cosa di cui ho necessità anch'io, perché anch'io non è che sono, e lo sapete benissimo se mi seguite su Instagram, sapete perfettamente che ho momenti di up, momenti di down, momenti in cui non sono proprio
al 100%, in cui magari soffro, in cui sono smaronata al massimo, smaronata al massimo, oppure non me la sento, sono presa da mille altre cose ed è difficile anche farmi vedere da voi, perché non vorrei che pensaste che io sia su Instagram oppure online, anche qui su YouTube, solo per lamentarmi. Tuttavia, volevo comunicarvi con questo video che è molto molto probabile che io faccia questo switch, che quindi continuerò a parlare di fertilità, ma parlerò anche di altro, perché la fertilità, onestamente, inizia a starmi un po' stretta. Quindi sostanzialmente tutto questo pippone per dirvi che potrete aspettarvi delle novità qua sopra, sia su YouTube, sia su TikTok, sia su Instagram, perché non voglio essere confinata in una scatola e non voglio neanche che la mia creatività sia confinata in una scatola. Forse vi siete già accorti di questo cambiamento se mi seguite su Instagram, perché avete visto che i miei contenuti hanno switchato, quindi hanno preso una direzione un po' diversa ultimamente. Mi sto comunque occupando di fertilità, di infertilità e palle varie, ma mi sto occupando anche di emozioni in generale e sto anche buttando fuori dei contenuti divertenti, perché ho bisogno anche di questo. Quindi vi chiedo davvero un po' di comprensione su questo. Datemi una mano, se potete guardate i miei contenuti, lasciate like, lasciate commenti, ma soprattutto per quanto riguarda questo video vi chiedo davvero di dirmi che cosa ne pensate di questo mio cambiamento, perché so che la maggior parte di voi sicuramente mi seguirà per la faccenda fertilità e non so se accetterà di buon grado questo tipo di cambiamento. Oddio, è partito anche un video che stavo guardando, non fate caso a questa cosa, sono io che faccio disastri mentre faccio il video per voi. Però vi dico in maniera super onesta, se io riesco a fare questo switch, se riesco anche a sedermi a fare questo tipo di video con voi in cui vi racconto cosa succede, cosa non succede nella resistenza, sicuramente sarò più costante qui su YouTube, perché mi è facile sedermi e parlare con voi, mi sono sempre sentita estremamente a mio agio con voi, di conseguenza volevo rendervi partecipi un po' sia di questi cambiamenti sia di quello che potete aspettarvi da questa da questo canale YouTube. Fatemi sapere che cosa ne pensate, per favore ditemi la vostra, io sono assolutamente aperta a sentire tutte le vostre idee. E nulla, vi aspetto nei commenti.